Ma come può un uomo pensare di poter allontanare la sua metà negativa per inseguire la cosiddetta perfezione? A noi comuni mortali può sembrare surreale, ma nel libro Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde ciò è possibile. Adesso ero costretto a scegliere. Jekyll progettava e condivideva i piaceri e le avventure di Hyde, ma Hyde ignorava Jekyll. Jekyll nutriva qualcosa di più dell'interesse di un padre. Hyde nutriva qualcosa di più dell'indifferenza di un figlio. Puntare tutto su Jekyll significava soffocare quegli appetiti a cui prima indulgevo in segreto e che ora mi concedevo apertamente. Puntare su Hyde, invece, significava soffocare i mille interessi e aspirazioni, per ridurmi, in un colpo solo e per sempre, alla condizione di un reietto. Disprezzato e solo. Questa è la storia di Dr. Jekyll e di Mr. Hyde. La storia di un uomo ricco di qualità è quella di un uomo completamente invaso dal male. Una storia che non potrebbe mai e poi mai rappresentare la realtà dei nostri giorni, poiché quest'ultima ci insegna che ogni uomo è perfetto così com'è, con i suoi pregi e con i suoi difetti. Questo è un libro che può essere considerato classico, poiché un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. Italo Calvino.